Un DJ oggi è anche produttore, label manager, event manager, social media manager, videomaker, GIF maker, radio speaker, podcaster. Quando ho iniziato dovevo pensare soltanto a suonare. Frase tra le tante del profilo di Belocca, produttore ungherese forte, che tra le serate, i suoi set, i suoi dischi, qualche panino, pizza enorme, qualche immagine buffa di Star Wars, riempie il suo profilo continuamente di contenuti molto diversi tra loro. Per questo che in questa sezione di Essere DJ Oggi ci dedicheremo anche alla comunicazione. Perché è evidente che oggi il DJ non si può limitare soltanto a fare il DJ, come poteva essere negli anni 90, per fare un esempio, ma deve cercare di fare cose anche molto diverse tra loro. Stavo per dire un po' di tutto, ma in realtà un po' di tutto è la cosa peggiore che si può fare, perché un po' di tutto equivale a non far bene niente e fare un po' qua e un po' là e cercare di riuscire a cavarsela abbastanza bene su tutto. Ma non è il metodo più efficace. Bisogna cercare di selezionare alcuni elementi su cui specializzarsi, migliorarsi sempre di più. Poi, quando le procedure sono automatizzate e tutto diventa più facile e piacevole, passare anche al resto. Ora i canali di comunicazione sono veramente tantissimi. È evidente che non si può saper far bene tutto. È molto difficile, non siamo neanche abituati. Siamo dovuti reinventare quando sono diffusi i social, quando sono entrati altri canali che prima o non si erano ben sviluppati o c'era comunque qualcun altro che se ne occupava. Adesso invece dobbiamo essere noi in prima persona a gestire e a dare le fila e a coordinare tutti gli elementi. Poi, in caso, a trovare anche delle persone valide a cui delegare. Cerca di essere molto bravo in qualcosa piuttosto che abbastanza bravo ovunque.